Buonasera, buonasera ai nostri cari amici, spettatori che ci seguite ormai da diverso tempo in questa rubrica Apologeticamente. Siamo di nuovo insieme, siamo di nuovo qui per affrontare qualche altra curiosità storica, diciamo così, vero Samuele? Di curiosità storiche, ce ne sono tante. Cerchiamo di sviscerare quelle che hanno, argomenti in cui gli studiosi e i vari critici dibattono un po' di più. Ovviamente do i saluti, ringraziamo Ecclesia per questo consueto spazio che ci continua a dedicare, ringraziamo voi che ci continuate a seguire, i vari commenti che ci lasciate, i vari feedback e anche i messaggi che ci arrivano in forma privata, quindi vi ringraziamo continuamente e andiamo avanti. Incontriamo un altro personaggio storico, importante, e cerchiamo di capire di chi si tratta, Alessandro. Eh sì, oggi parliamo di un altro personaggio, in qualche modo l'avevamo già un po' anticipato l'altra volta, quindi nell'ultima puntata abbiamo visto Davide, quindi la figura di questo re importantissimo per il suo ruolo, per l'aver traghettato, diciamo, in maniera più piena, completa, diciamo così, il popolo di Israele da quella che era una teocrazia, quindi un governo di anziani e comunque supervisionati da un giudice che poi si interfacciava, diciamo così, direttamente con il Signore, a quella che è una monarchia vera e propria. Quindi Davide è colui che istituisce, consolida questa monarchia, consolida anche i confini di quello che è il regno di Israele, perché durante la sua vita, durante le varie guerre che nella sua vita si sono susseguite, questo regno poi si espande, diventa ancora più influente. Abbiamo visto che comunque ci sono dei riferimenti a questa figura, una figura molto importante che in qualche modo ritroviamo anche nei popoli vicini, citata in alcuni reperti che abbiamo a disposizione. E oggi parliamo del suo successore, Salomone. È un altro personaggio molto importante in questo panorama, perché il regno di Salomone, è un regno, straordinario, così come ci viene descritto nella scrittura. È un regno estremamente glorioso, molto ricco, molto florido. No, no, diciamo, si sprecano all'interno del testo biblico i superlativi per raccontare un po' di questo regno, della sua potenza anche militare, politica, del suo peso in quello che era in quel momento lo scacchiere internazionale. Ricordiamoci, come sempre, che il regno di Israele praticamente si trova su una delle rotte commerciali del mondo conosciuto, perché era sostanzialmente nella zona di confine tra gli imperi del nord, quindi la Babilonesi, Assiri prima di loro, Persiani, e poi anche in qualche modo i Greci, quando ci sarà l'impero di Alessandro Magno, e gli imperi del sud, quindi in particolare l'Egitto, che rimane comunque una potenza economica e politica ancora molto importante. Quindi Israele si trova proprio nel mezzo, in questo crocevia, e diventa un po' anche, secondo la descrizione del testo biblico, un regno estremamente ricco, estremamente florido. Il personaggio di Salomone è al centro di questa narrazione, perché il risultato di questa ricchezza, di questo benessere, di questo potere del popolo è in qualche modo ascritto alla figura di Salomone, che con la sua grande saggezza, con la sua grande, diciamo, capacità di statista, diciamo così, conduce questo regno verso un presente florido, quindi una estrema crescita di questo regno. Molto importante, ovviamente, Salomone, anche perché durante il suo regno viene costruito il Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone, che poi verrà distrutto, di cui ne abbiamo già parlato, diciamo, nel periodo preesilico, quindi alla fine, diciamo, del V secolo avanti Cristo, verrà distrutto questo tempio. E poi, diciamo, da lì in poi le vicissitudini del popolo sono quelle che abbiamo visto e che abbiamo già trattato. Ovviamente non ci stupisce ormai, perché abbiamo capito che è un po' una costante,
anche il regno di Salomone, anche quello che è il suo ruolo all'interno della storia, viene sempre messo in discussione. Ovviamente anche in luce proprio della narrazione biblica che lo racconta come un regno di cui difficilmente non si possono trovare tracce per la sua estensione, è conosciuto in tutto il mondo, gente di tutto il mondo che va a trovare Salomone, grandi ricchezze, quantità d'oro incalcolabili, insomma, che fine ha fatto il regno di Salomone, Samuele? Allora, c'è da dire che la storia dell'ascesa di Salomone è uno, potremmo dire, visto anche dagli storici, uno dei passaggi più avvincenti del resoconto biblico. E ovviamente, come sempre, cercheremo di guardare le vicende narrate nel testo che, per quanto riguarda Davide, ma anche Salomone, la maggior fonte di informazioni che abbiamo a riguardo, ma sempre cercando di avere un approccio, diciamo così, storico-critico da persone esterne e in un certo qual modo distanti dalla fede, perché la maggior parte degli studiosi non ha una fede come noi e quindi crediamo in tutto e per tutto in quello che la parola di Dio ci dice. Partendo un po' dall'inizio, diciamo che questa storia si svolge sullo sfondo di diversi intrighi che ruotano intorno al trono di Davide, non solo per i costanti conflitti interni alla sua casa, ma anche a causa appunto della famiglia allargata di cui il re si era circondato. Possiamo dire che se Saul fu proclamato re alla maniera di un giudice liberatore, se Davide viene unto re da due assemblee di anziani della tribù, come troviamo scritto, questa volta si tratta, per quanto riguarda Salomone, di una successione e quindi tocca al re stesso nominare il proprio erede, il proseguo della dinastia. Ed è qui che nasce il problema, che nascono tanti problemi, perché Davide innanzitutto aveva più mogli. Quindi a chi spettava il trono? Non si sapeva ancora. Il secondo libro di Samuele narra che Davide prese quasi una moglie per tutte le tribù. Per l'esattezza ne prese 8. Andate pure a cercarvi i nomi, magari la più famosa è Bathsheba. E questo solo per cercare di equilibrare una certa serie di interessi contrastanti all'interno del regno e proteggere la legittimità del suo trono. Ovviamente queste mogli gli diedero dei figli, gliene diedero ben 18, quindi ci misero poco ad arrivare ai ferri corti e a cercare di ambire il trono a chi era il prescelto per poter proseguire la dinastia di Davide. La poligamia ovviamente è un tema ricorrente nella Bibbia e per quanto riguarda anche quasi tutto l'Antico Testamento. Partiamo con i patriarchi della Genesi che presero più mogli e questo viene fatto per cercare di generare abbastanza figli per badare ai greggi, a coltivare i campi e quindi consideriamo poi anche che, considerando anche il fatto che il parto era pieno di rischi al tempo e tanti bimbi morivano, anche per malattie e altro, in altri casi le donne erano sterili, abbiamo per esempio Sara e Rebecca degli esempi, la poligamia era vista comunque come una pratica che assicurava una prole abbastanza numerosa per garantire sia l'esistenza della tribù, ma anche mantenere la tribù, quindi era manovalanza. E tuttavia le motivazioni che spinsero Davide a prendere molte mogli e anche concubine erano motivate più da questioni politiche che da questioni di mantenimento della tribù, diciamo. Appunto, come abbiamo detto, per bilanciare la presenza e l'influenza delle 12 tribù a corte, ma anche per mantenere i rapporti con i vari sovrani stranieri. Ovviamente in un ambiente di rivalità, che poi scaturisce anche attraverso le mogli, di gelosie e quant'altro, i loro figli non potevano nascondersi, anche lì era presente una rivalità.
L'esempio di queste problematiche l'abbiamo nella storia di Absalom. La sorella Tamar viene violentata dal fratellastro Amnon, che era il primogenito, e l'episodio manda su tutte le furie Davide, ma che in ogni caso decide di non punire Amnon. Lo farà successivamente, dopo 2 anni circa, quasi una vendetta, lo farà Absalom, che è il terzo genito. Quindi vediamo già il secondo e il terzo che incominciano a litigare. Anche in questo caso Davide si infuria, al punto che i rapporti tra i due, a differenza di Amnon, si deteriorano e nacque una rivolta, nacque uno scontro, ci fu proprio una lotta tra i due, tra Absalom e Davide, e in questa rivolta Absalom muore. Non sto a raccontare tutti i dettagli perché la storia sarebbe lunga. Ovviamente il tempo passa e si fa sempre più vecchio Davide, e facendosi sempre più vecchio non è ancora venuto fuori il nome di chi sarà il suo erede. E questo non fa altro che creare ulteriori conflitti interni, nascono ulteriori rivolte, ulteriori fratture all'interno della casa, che dimostrano che la monarchia, anziché essere unita, è frammentata. Nascono delle fazioni, nascono appunto rivolte che vengono sedate nel sangue. Passa il tempo, queste fazioni si creano maggiormente e i vari figli vediamo che hanno i loro seguaci, quindi chi punta per uno, chi punta per un altro, perché tutti sono i possibili pretendenti al trono, quindi è meglio farsi amico uno piuttosto che un altro. È una storia che forse ci sembra un po' nota quando vediamo determinate dinamiche. Tra tutti però emerge un figlio, il più grande rimasto, diciamo, che era Adonia, che vedendo il padre fermo, inerte, che non prendeva decisione, decide di prendere lui una posizione e una decisione forte. Prende l'iniziativa, si fa riconoscere lui dagli anziani servitori del padre, e qui ha inizio un tentativo, potremmo dire, di colpo di Stato vero e proprio, perché era un bypassare, aveva fatto esattamente quello che aveva fatto Davide, cioè farsi riconoscere dagli anziani delle varie tribù. La cosa indispettisce, e non poco, Davide, che in quel momento designa solennemente, con cerimonia, il suo successore, che è Salomone. Ed è qui che inizia il regno di Salomone. Siamo intorno al 960 avanti Cristo. Ovviamente, tra le prime cose, non perse troppo tempo a mandare a morte Adonia Salomone e tutti i maggiori esponenti della sua fazione. Ovviamente la storia anche qui ha vari intrecci, ha vari intrighi, e c'è tutto un rigiro che è interessante, proprio questi intrighi che nascono nell'ascesa, come abbiamo detto, di Salomone. Gli studiosi ritengono che il regno di re Salomone sia durato all'incirca 40 anni. In tutto questo periodo Salomone, famoso per la sua saggezza, la sua sapienza, riorganizza completamente Israele, la sua struttura amministrativa, introduce un sistema di funzionari pubblici che dipendevano da una sorta di primo ministro ed era a capo di un consiglio che amministrava una burocrazia, possiamo dire così, che agiva dal palazzo di Gerusalemme, quindi c'era una sede centrale e arrivava fino ai villaggi più rurali, più lontani. Nel frattempo sradica anche le antiche frontiere tribali, chiamiamole così, diciamo in questo modo, e creò 12 distretti amministrativi al nord. Solo in Giudea, in Giuda, mantenne i distretti creati da suo padre Davide. Ovviamente ogni distretto, quindi non parliamo più di tribù, parliamo di distretti qua, era governato da un funzionario. Di fatto, così facendo, Salomone quasi eliminò un basilare aspetto della vita di Israele, cioè la divisione in tribù. Vengono a sparire in un certo senso, però rimane in vigore, lascia in vigore certe distinzioni di queste varie tribù.
magari certe cerimonie, certi riti particolari, ma a partire da questo momento l'autorità delle singole tribù nelle faccende locali viene drasticamente ridotta, cioè dovevano rendere conto al funzionario che avrebbe poi reso conto al primo ministro, che poi avrebbe reso conto a Salomone. Sul piano internazionale la principale preoccupazione di Salomone fu quella di conservare mediante la diplomazia ciò che Davide aveva conquistato in battaglia, ed è anche qui diciamo parte comunque il proseguo di questa poligamia. Troviamo Salomone che sposa la principessa d'Egitto, un fatto eclatante, diciamo anche per a livello storico. Stringe alleanza con il re di Tiro, fu con lui infatti che i suoi costruttori, i costruttori di Tiro molto famosi all'epoca, molto importanti, fortificano le città di Megiddo, di Gezer e di Hazor, costruisce un porto insieme a loro. Le navi da qui salpano, vanno verso il Mar Rosso, tornano con carichi di d'oro, di pietre preziose, di avorio, di spezie. Come diceva Alessandro, la storia di Salomone è intrinseca di questa ricchezza, che la sua fama lo precedeva. Abbiamo persone che andavano solo a conoscere per capire esattamente chi era questo personaggio. Ovviamente a Gerusalemme cosa fa? Costruisce uno splendido palazzo e un magnifico tempio. Salomone poi prosegue con la pratica di Davide di stipulare matrimoni politici. Al fine i suoi palazzi ospitavano non meno di 700 principesse e 300 concubine, tra cui molte di queste erano straniere. Quindi vediamo come si è allargato, siamo passati da 8 mogli di Davide a quasi 700, e quindi è un bel numero. Ma le gesta di Salomone sono appunto ricordate per la sua ricchezza, la sua sapienza, che diventano anche il tema di innumerevoli leggende, storie, racconti, film, se vogliamo. Qualcuno avrà sentito parlare più di una volta delle miniere di Salomone che sono ancora ricercate e quant'altro. E però qua nascono le problematiche a livello storico proprio, perché se le testimonianze dell'esistenza del regno di Davide sono scarse, i dati archeologici del regno di Salomone sono ancora più difficili da reperire. E quindi la domanda che gli studiosi si fanno è semplice: se il regno di Salomone era davvero così ricco, perché esistono così poche prove del suo passato in città come Gerusalemme, Hazor, Megiddo, Gezer, che il re aveva fatto fortificare? Gli scavi che hanno condotto fino a qui i vari archeologi hanno portato alla luce pochissimi reperti. Abbiamo per esempio ad Hazor, sono state rinvenute delle porte a tenaglia, quindi degli accessi fortificati, e un palazzo, ma nulla lo riconduce al regno di Salomone. Non abbiamo incisioni, non abbiamo segnalazioni. Sono state rinvenute a Megiddo delle stalle, erano identificate come le stalle, sono state identificate come le stalle di Salomone. Si tratta di strutture simili a delle rimesse e che forse ospitavano le guardie, e trovando anche delle greppie con mangiatoie, potrebbero essere state benissimo delle stalle, ma potrebbero essere state costruite da un qualunque altro re, perché non abbiamo delle evidenze. E la stessa cosa si può dire anche per la città di Gezer. C'è poi la questione del Tempio. Il Tempio, il primo Tempio eretto da Salomone, il più maestoso, dove sono le prove? Fu il primo Tempio di Gerusalemme, con ogni probabilità la struttura più imponente costruita in quei luoghi, e nei successivi 400 anni il Tempio però, l'abbiamo detto anche in un'altra puntata, viene più volte saccheggiato, viene distrutto. Gli scavi fatti a Gerusalemme tra il 1962 e il 1987 riportano poi alla luce le rovine di un portico che si identificano come epoca di epoca salomonica, ed è anche un passaggio
ornato di ceramiche questo ritrovamento che hanno fatto. Quindi ci sono molte lacune, non abbiamo un riferimento scritto, non abbiamo incisioni particolari. E gli archeologi, soprattutto gli archeologi israeliani, hanno riportato poi alla luce anche una stanza utilizzata da servitori del Tempio incaricati a dei sacrifici rituali, ma nulla che richiamasse il nome di Salomone. Al suo interno trovano 9 giare con parecchie altre strumentazioni, ma niente che richiama a Salomone. Il re Salomone, perlomeno Davide, hanno trovato delle steli con scritto la casa di Davide, hanno trovato qualcosa, ma Salomone no. L'unica cosa è che guardando all'interno di queste giare hanno trovato un'iscrizione in ebraico antico che è stata facilmente decifrabile, però ovviamente frammentaria. E questa iscrizione è una lettera inviata al ministro, seguito da un nome spezzato, quindi non si riesce a decifrare. Probabilmente alcuni dicono sia un altro funzionario del re Salomone, visto che aveva fatto funzionari nelle varie città, ma non ne abbiamo la certezza. In ultimo ci si chiede dell'esistenza di una regina. Tra le terre che le navi Salomone visitarono c'è la terra della regina di Saba. Non si hanno conferme storiche, ma sappiamo che la regina viene citata anche nel Corano e nel Kebra Nagash, un antico testo etiope di grande importanza storica, religiosa e archeologica. Soprattutto se consideriamo che questo testo parla del, chiamiamolo leggendario, mettiamolo tra virgolette, trasferimento dell'Arca dell'Alleanza da Gerusalemme al Regno di Saba in Etiopia. Ma questo è un altro argomento, non ci addentriamo. Quindi le informazioni che abbiamo sono pochissime, abbiamo soltanto il testo biblico. E quindi, in definitiva, utilizzando la citazione di uno di questi studiosi, Eric Klein, possiamo dire che l'archeologia biblica non cerca di provare o confutare la Bibbia. Gli archeologi sono più interessati a ricostruire la cultura e la storia della Terra Santa. Quindi anche in queste lacune noi a volte ci addentriamo, vorremmo avere un riscontro oggettivo, storico, mettere il dito per, come San Tommaso, per riuscire a vedere e toccare con mano, ma a volte non serve. Magari è più interessante capire gli usi, i costumi dell'epoca e riuscire a ricostruire un periodo storico di cui si sa veramente poco. E questo è quello che gli archeologi fanno, gli studiosi fanno, e l'invito che noi vogliamo fare, Alessandro ora ci dirà se è d'accordo, è quello di magari non andare a indagare in maniera minuziosa fino a certi punti quello che troviamo nel testo biblico. Se non viene riportato è perché non doveva essere riportato, se ci è riportato, in questo caso deve intervenire la fede, deve intervenire un approccio diverso da un approccio storico critico e fidarsi, quindi avere fiducia, avere fede di quello che troviamo scritto. Non so, te Ale, che dici? Beh sì, diciamo che come abbiamo detto anche in molte altre occasioni, lo scopo del testo biblico non è tanto quello di essere un testo di storia, quindi un testo accademico di storia da poter consultare. Dall'altra parte, quello che ci consola è che nei secoli, quando la Bibbia è stata sfidata, ha sempre vinto. Quindi anche sotto gli aspetti storici abbiamo visto anche in altre occasioni come fino magari a qualche anno fa non ci fossero state grandi prove a sostegno di certe situazioni, poi nasce, diciamo, lo scavo che porta alla luce magari qualcosa che va a confermare il testo biblico. Quindi è interessante sicuramente affrontare quello che è diciamo l'incertezza, possiamo chiamarla così, di alcune porzioni della scrittura che ci sfidano ad avere fede in Dio, e la precisione invece di altre che invece sono state provate
in più modi, insomma, in diverse occasioni, a essere poi veritiere. Quindi l'invito ovviamente è quello di continuare a fidarci di Dio e della sua parola, che è verità, che è veritiera, che comunque ci lascia sempre, diciamo, non ci lascia mai, diciamo, con i piedi per aria, ma ci dà sempre la possibilità di poterci appoggiare su un terreno solido. Una cosa che magari vogliamo ricordare è che se la storia di Salomone viene narrata principalmente, diciamo, a questo punto nel testo biblico, è anche vero che Salomone ha scritto porzioni di questo testo al di là di quello che è la porzione storica. Quindi quello che ci rimane anche dell'eredità di questa figura, di quest'uomo, la sua saggezza che ci viene raccontata, la troviamo ad esempio nel libro dei Proverbi, nel libro dell'Ecclesiaste, nel Cantico dei Cantici, che sono tra i libri più belli, più profondi, più artisticamente anche elaborati di tutto il testo biblico. Quindi vediamo come le testimonianze di questa grande saggezza siano comunque presenti ancora nelle nostre mani. Vi invitiamo anzi a leggere questi brani, questi libri che sono estremamente interessanti, estremamente profondi anche nei temi che vengono trattati. Un'altra cosa importante che non dimentichiamo è che Salomone è un tipo, ovviamente. Quindi, così come abbiamo detto in Davide, c'è questo re con un cuore per il Signore, un re che amava Dio e che comunque ha avuto delle cadute e quindi non è mai riuscito ad arrivare alla perfezione, Salomone è uguale, ma al superlativo, possiamo dire così. Quindi è un re ancora più ricco, un re ancora più saggio, un re ancora più importante diciamo, nello stabilire questo che è il regno di Israele, ma è un re con le sue cadute, perché anche Salomone cadrà, anche Salomone farà i suoi errori. Tutte queste figure ovviamente non fanno altro che generare in noi questa aspettativa per un re che sia finalmente all'altezza di questo ufficio, e questo re noi conosciamo essere oggi Cristo. Quindi vi invitiamo come sempre a leggere la Bibbia, a riflettere, a studiare, ad approfondire, ad essere curiosi riguardo al testo biblico, ma ricordiamoci sempre che dietro a quel testo c'è un autore che ci vuole incontrare. Quindi noi vi rimandiamo sempre a lui e ci auguriamo che ancora una volta abbiamo potuto passare questo tempo insieme, andando a solleticare, a stuzzicare la vostra curiosità, e vi rimandiamo alle prossime puntate, ancora una volta, per ritrovarci insieme a discutere di altre situazioni, di altre questioni intorno alla parola di Dio. Un'ultima parola di saluto a Samuele. Sì, non sono Salomone, sono Samuele. E, sì, abbiamo un punto in sospeso con tutti quanti voi. La volta scorsa ci siamo lasciati con una domanda: chi è che ha ucciso Golia? È stato Davide o è stato Elkanan? Perché noi abbiamo un testo, o meglio, due testi biblici che uno ci dice una cosa e uno ce ne dice un'altra. Abbiamo prima Samuele 17 che fa un minuzioso resoconto di questa battaglia contro i Filistei, ci parla di Davide che affronta il gigante Golia, e poi abbiamo seconda Samuele 21 dove invece ci viene scritto che in una battaglia contro i Filistei Elkanan uccise Golia. E quindi chi è dei due che ha ucciso il gigante? Allora, ovviamente c'è da prendere in considerazione il testo di Prima Samuele, dove c'è l'incontro con Davide, c'è tutto un discorso che mette in risalto quello che la vittoria non è tanto di Davide, ma è di Dio, cioè del Signore degli eserciti che affronta il gigante. Quell'altro invece sono dei resoconti storici che quindi ci parlano delle varie dinamiche. In questi resoconti dobbiamo sempre ricordarci che i vari testi possono arrivare frammentati, errori di copiatura o quant'altro, e quindi ci possono essere dei buchi. Ma in questo caso dei buchi non ci sono. La particolarità e la curiosità nasce sempre dal primo testo, cioè Davide contro Golia. Prima Samuele 17 ci dice che Davide andò al fiume e prese cinque pietre.
non so quanti di voi, visto che dobbiamo stuzzicare la curiosità, si sono mai chiesti perché proprio 5. Ebbene, in un altro testo biblico troviamo scritto che Golia aveva 4 fratelli. Quindi Davide va alla battaglia non sapendo se doveva affrontare solo Golia o se doveva affrontarli tutti e 5. Quindi prese 5 pietre, per esempio. Questa è una minuzia che possiamo andare a scoprire nel testo. La seconda particolarità sta in un testo di Prima Cronache. Prima Cronache 20 ci parla di sempre dei fratelli di Golia e ci dice che Elcana uccise Lami, fratello di Golia. Quindi la risposta è semplice. Elcana non ha ucciso Golia, ha ucciso uno dei suoi fratelli perché la battaglia era quella, molto probabilmente nello scontro poi successivo, visto che Israele prese coraggio e affrontò i Filistei, avvenne questo scontro, uccise un altro dei giganti. E quindi Golia è stato ucciso da Davide? Potremmo dire di sì, ma in realtà il testo ci dice che la vittoria l'ha avuta Cristo, l'ha avuta Dio. E quindi è sempre l'autore di questo testo, è sempre lui che dobbiamo andare a guardare. Noi vi salutiamo augurandovi ovviamente anche buone feste, visto che ci andiamo a, e anche buon anno, perché ci rivedremo ad anno nuovo. Continuate a seguirci, se avete altre curiosità, altre domande da porci, scrivetecele nei commenti e noi cercheremo, come sempre, di darvi una risposta. Alessandro, se non c'è altro da dire, direi che possiamo salutarci. Salutiamo i nostri amici. Alla prossima.